Buongiorno a tutti dal Milanista Apache, siamo qui a registrare questo nuovo video della Serie A Simulare, tredicesimo episodio. Intanto ringrazio agli ultimi iscritti, non so chi sono, ma se state guardando questo video vi ringrazio. Ultimamente stiamo a piccoli passi, stiamo aumentando, ora siamo non più a 96, ma ora siamo a 97 iscritti, 3 iscritti dall'obiettivo che dei 100 follower. Vi ringrazio, se cerchiamo di arrivarci al più presto, perché è un mio obiettivo prefissato dall'inizio del canale, e ci sto dando tutto per arrivare a questi 100 iscritti. Vi preparerò in questi giorni un video speciale per i 100 iscritti, se in caso dovremmo arrivare a 100 iscritti, e così ve lo pubblico. Quindi, lasciando stare l'obiettivo, ora passeremo alle partite simulate del tredicesimo episodio. Speriamo in bene per il nostro Milan simulato. Ecco, vi do la linea alle partite simulate. Benvenuti qua alle partite simulate, così con la schermata. Intanto andiamo avanti a vedere se va bene la velocità. La prima partita è Parma Verona, la velocità forse un po' posso abbassarla dopo questa partita. Finisce 2-1 per il Verona. Bologna 1-0, anzi 2-2 per Verona, non 2-1 per Verona. Il Brescia vince 2-0, anzi, non so perché non lo dicevo così, non c'è niente male. Cagliari-Napoli 0-0, siamo sul secondo tempo, 1-1. Inter-Spal 1-0 per l'Inter, e la Spal rimane ferma a 40 punti, potrebbe essere superare in questa linea la spalla, vediamo. Se solo Torino è in vantaggio, anzi pare che sia solo 1-1. Vediamo come finisce. Finisce 1-1. Torino ha parità punti con la Juventus. La Juventus sta girando ora con l'Udinese, fa casa contro l'Udinese. Gol della Juventus, 1-0. 2-0 la W, la Juventus mantiene, mi sa, la prima posizione. 3-0 Juve, ma mai resta la fine partita vittoria per la Juventus. 3-0, anzi 3-0. La Juve arriva a 48 punti, 3 punti di distanza dalla Torino, è un Genoa Lecce. La prossima partita in Genova. Pare che Lecce. Tra 1 Genova, ora c'è Milan Lazio dopo questa partita, vediamo che fa Milan, dai Milan. Dai Milan. Lasciare per Milan, gol della Lazio, 1-0. Gol doppio della Lazio 2-0, il gol della Lazio 4-0, il Milan sta perdendo 4-1. Vediamo si mette male un po' il Milan. Sampdoria 1, Fiorentina 0, 2-0 per la Sampdoria. Atalanta Roma
Dopo che l'Atalanta, no, scusate, la Fiorentina ha chiuso anche 2 gare per esempio. Atalanta-Roma, 2 gare Atalanta, 2 gare Atalanta. A 0 Atalanta, Atalanta contro la Roma, finisce qua, l'Atalanta si porta a 3 a 40 punti, vediamo il Milan che perde, rimane 32, quindi a 3 punti dalla grande retrocessione, e 48 punti dal quarto posto. Vediamo la prossima giornata. Inizia con una spalla Parma 2-2 ancora. Spalla Parma. Vediamo. Il secondo tempo inizia così, vediamo come finisce il secondo tempo. Gol della Spalla 3 a 2, la Spalla arriva a 43 punti così. E finisce 3 a 2 per la Spalla. Il Parma, voglio vedere, non so che cifra, ma il Parma è a 33 punti, il Milan a 32, potrebbero tentare il sorpasso il Milan se vince col Genoa, perché ora Juventus Juventus Bologna. Juventus Bologna che va solo 1-0 Juventus, potrebbe allungare, che pure Torino Roma una partita un po' tosta, sarà io penso in questa giornata. La Juventus è ancora sull'1-0, il Bologna attacca molto ora. Niente di concreto, perché la Juventus si riesce a vincere 1-0 e portarsi a 51 punti. Cagliari-Inter 1-1. Inizia ora il secondo tempo, 2-1 dell'Inter. L'Inter prova a salire l'Inter. Finisce 2-1 per l'Inter. Napoli, Sassuolo, 0-0, 1-1. Entra in Napoli, Napoli attacca. Fa provare a essere pericolosi Napoli. Manco partire sull'1-1. Gol del Sassuolo, 2-1. Il Sassuolo prova a salire. 3-1, 4-1, Sassuolo, arriva a 42 punti, vediamo Udinese-Lecce, Udinese che vuole vincere, finisce il primo tempo, vediamo il secondo tempo come andrà a finire, gol dell'Udinese, 1-0. Udinese. Vediamo Milan Genoa, dai Milan, questa dobbiamo vincere per forza. Vediamo il secondo tempo. 1-0 Genova, 1-1 Milan pareggia, 2-1 Milan, 2-1 Milan, attenzione. Finisce 2-1 per il Milan riesce a vincere, meno male, grande Milan, grande Milan, campione Lazio, 0-0. La Sampdoria non riesce a trovare un marco gol dell'1-0 con molte più azioni la Sampdoria, e gol della Sampdoria, vince la Sampdoria 1-0 contro la Lazio. Atalanta Brescia, l'Atalanta prova a arrivare a 446 punti, vediamo se ci riesce,
Beh, se passi in vantaggio, l'Atalanta fa fatica in questa partita. Siamo sul secondo tempo, ancora un tiro Brescia. Il Brescia prova a fare un miracolo, infatti va a vincere a Bergamo, portandosi a 40 punti. La Roma passa in vantaggio contro Torino. Attenzione, si può allungare di più. Pareggio Torino 2-1, ma vince Torino. Ma verso la vittoria, sente la vittoria Torino, però deve 3-1. Cioè, entra partita così chiusissima. 3-1 per il Torino. Ora che Verona Fiorentina, il Torino arriva a meno 3 per la Juventus ancora. Verona passa in vantaggio, la Fiorentina pareggia. Vediamo. Gol della Fiorentina 2-1. 2-1 per la Fiorentina. Finisce pure questa giornata e questo episodio. Io vi invito a mettere un like, iscrivervi al mio canale, come ripeto sempre, siamo ora a meno 3 dal mio obiettivo dei 100 iscritti. Supportatemi così, se non vi costa nulla, mi farete soltanto felice, e io vi porterò i video in aereo dei 100 iscritti che mi dovrò organizzare e registrare in questi giorni, in caso dei 100 ve lo pubblico direttamente. Nel bene e nel male, Forza Italia in questo momento andrà tutto bene. Il quarto maggio si avvicina, vediamo cosa ci aspetterà da quarto maggio. Astraga, io resto a casa ancora, vediamo da quarto maggio cosa cambierà. Nel bene e nel male, Forza Italia andrà tutto bene. Vi invito comunque sempre a lasciare un like, commentare questo video se volete, condividerlo, seguire i miei pagine social Facebook, Instagram, il mio Insta Pazzo, e se volete su TikTok il mio Insta Pazzo Official. Ci vediamo a un prossimo episodio, che sarà il 14° episodio, che dovrebbe uscire 24 aprile, il 24 aprile, che verrà di venerdì 24 aprile. Venerdì 24 aprile. Un saluto a tutti, al prossimo episodio.